Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proverò a spiegarvi come faccio di solito io a fare l'editing video dei voli che faccio con il Mavic Air. Quindi partiamo dai software. Io di solito uso Filmora, ogni tanto Final Cut, però diciamo che nel 90% dei casi uso Filmora. È leggero, è semplice, non ha bisogno di computer con prestazioni esagerate, funziona benissimo e in più, se si vuole acquistare la licenza, quindi volerlo proprio acquistare e non prenderlo in maniera alternativa, lo si può acquistare tranquillamente perché costa circa 60 euro, mi sembra, una cosa del genere, quindi un prezzo del tutto accessibile rispetto ad altri software che costano molto di più. Quindi secondo me conviene comprarlo se lo si usa tanto, perché così si hanno tutti gli aggiornamenti, via dicendo, però uno se vuole però lo può anche non comprare. In più c'è anche la versione volendo per smartphone, quindi io mi trovo benissimo con questo software. Nel sito mi sembra ci sia anche la versione demo, quindi si può scaricare la versione demo, si può provare tranquillamente a tutte le funzioni, solo che quando andate a, diciamo, esportare il video che avete modificato e tutto, vi lascerà il logo di Filmora, ovviamente, perché sennò uno è perché lo compra se non ti lasciano nemmeno il logo nella demo. Quindi adesso vi faccio vedere come faccio a fare l'editing dei video del mio Mavic Air. Quando aprite il programma vi si apre questa schermata in cui iniziamo già a selezionare le prime opzioni che vogliamo per il nostro editing. Quindi andremo a selezionare crea nuovo filmato e qua selezioniamo in alto qua 16 noni panorama, che è quello che di solito uso io. Uno volendo può selezionare un altro, si deve usare un altro formato, io di solito uso 16 noni panorama. Vado a fare crea nuovo filmato e si va a aprire questa schermata. Ok ragazzi, a questo punto cosa devo fare? Devo andare a importare i file del mio Mavic all'interno di Filmora. Quindi vado a prendere i file, ok, i file che diciamo sono questi, li vado a trascinare all'interno di Filmora. Ok, aspetto un attimo che si caricano, ovviamente questo passaggio non dura tanto, dura un po' di secondi, va in base anche al tipo di computer che state usando e ovviamente anche dalla dimensione dei file che state trascinando dentro Filmora. Ok, adesso ho quasi finito, vedete caricamento file 3 di 4. Ok, ha finito. Vedete che adesso sono evidenziati in giallo i file che io ho trasportato all'interno di Filmora. Ok, adesso io questi file li prendo, li seleziono e li trascino nella barra qua sotto, nella timeline. Ok, adesso ho i file video caricati nella timeline. A questo punto possiamo già iniziare, diciamo, a fare l'editing dei nostri video. Però io consiglio di fare il rendering, cioè andare a schiacciare quel triangolino qua che sto adesso cliccando con la frecciolina, perché a fare il rendering avremo diciamo l'anteprima, cioè quello che andremo a vedere qua, molto più fluida, senza scatti, senza rallentamenti, senza niente, perché altrimenti potremmo avere dei rallentamenti e quindi non potremmo lavorare in maniera precisa. Poi dopo cambia anche, ovviamente, anche lì dalla potenza del nostro computer, perché se abbiamo un computer così potente che riesce a fare live, diciamo senza rendering, un video fluido, possiamo anche saltare questo passaggio. Però diciamo che meglio farlo, non si sbaglia mai, anche se ovviamente tipo con questi file fatti con i droni in cui non c'è l'audio, anche se c'è qualche rallentamento o qualcosa, volendo si riesce lo stesso a diciamo lavorarci, perché comunque l'audio non si sfalza, mentre se fossero file con anche l'audio inizia l'audio a sfalzarsi rispetto all'immagine che vediamo e diventa un po' un casino. Comunque noi andiamo a fare il rendering e non sbagliamo mai, abbiamo le nostre immagini fluide, ci mette non so 10 minuti, 7 minuti a fare il rendering, un quarto d'ora, dipende poi dal filmato, mezz'ora, non so, dipende dalla dimensione del filmato, dalla qualità del filmato. Questi filmati che io sto andando adesso a modificare sono filmati in Full HD a 60 fps, non sono in 4K, perché io di solito faccio i filmati in Full HD perché preferisco avere i 60 frame al secondo rispetto al 4K che ne ha 30. Quindi vado a cliccare su rendering e vedete che inizia a lavorare.
Questo è ovviamente, vedete, c'è il tempo che ci metterà indicativo a finire l'operazione e aspettiamo. Ok, adesso io non sto a aspettare perché sennò diventerebbe lunga. Ok, facciamo finta che adesso quella barra che qui vedete rossa, tutta quella barra qua rossa, una volta finito il rendering diventerà verde. Quindi vuol dire che il rendering è stato fatto su tutto il filmato. A questo punto, che dopo aver finito il rendering, cosa succede? Vado a tagliare tutte le parti, questo è il mio metodo, vado a tagliare tutte le parti che già penso che siano inutili per il mio video. Quindi vado a guardarmi il filmato, mentre lo sto guardando vedo già che questa parte non mi servirà perché mi fa schifo, ovviamente, quindi vado a selezionare, faccio separa col tasto destro, poi cancella e vado a cancellare subito il pezzo che non mi interessa. Quindi vado avanti, poi vedo che ancora tutto questo pezzo, per dire, non mi interessa, per dire posso arrivare fino a qua perché vedo già che qua cambierà, faccio ancora separa col tasto destro, poi sempre col tasto destro cancella e vado e così via fino a quando tengo solo le parti buone che penso che siano giuste per il mio video, che siano parti venute bene, che è inutile tenere tutte subito quelle parti che tanto sai già che non vanno bene, in cui c'è un'immagine ferma per un bel po' di secondi, in cui magari stai posizionando il drone per fare la ripresa giusta o stai facendo comunque degli spostamenti in cui non stai facendo le riprese che ti interessano. Una volta che abbiamo fatto tutti i tagli e abbiamo ottenuto solo le parti che pensiamo siano quelle giuste per il nostro video, ok, avremo un risultato così. Vedete che avete tutti questi rettangolini che sono tutte le parti buone che io, per dire, ho ottenuto per il mio video. Adesso, una volta che io ho fatto questo lavoro, cosa succede? Vado a riguardare il video con tutte le parti che ho selezionato. Prima di riguardare il video con tutti i tagli, quindi andare a fare un'ulteriore selezione delle parti che magari vedo che comunque non vanno bene, o comunque andare a modificare tipo la velocità di qualche spezzone in cui magari c'è il pezzo lungo, quindi velocizzarlo, o andare a spostare i rettangoli, nel senso che questo rettangolo, per dire, questo rettangolo lo sposto e lo posso mettere di qua, vedete? Perché per me quella parte di filmato che viene adesso sta meglio qua anziché dove era prima. Però prima di fare tutti questi passaggi vado a selezionare la musica, perché secondo me avere la musica di sottofondo aiuta a fare la creatività del filmato. Io qua tipo ho una selezione di musiche che uso, ok? Ovviamente essendo filmati per YouTube devo avere delle musiche che non abbiano il copyright, mentre chi fa filmati solo per se stesso può mettere qualsiasi tipo di musica, quindi diciamo si può sbizzarrire e divertire di più con le canzoni che va a mettere. Io ovviamente devo rispettare il discorso del copyright per YouTube, quindi queste qua sono tutte senza copyright, per dire ne vado a selezionare una e la metto qua, ok? Però sapendo già che una non mi basta, nel senso che non so che se quella mi piace o meno, tendo sempre a metterne più di una. Ovviamente possiamo sentire l'anteprima della canzone, tipo se già non ci ricordiamo quella canzone qual è. Tipo se io clicco sulla canzone e poi schiaccio qua play, sento già la canzone, quindi dico se è adatta a questo filmato o meno. Ok? Quindi supponiamo che anche questa sia adatta, la vado a mettere anche lei e così di solito ne metto 3 o 4, ma perché? Non perché le userò tutte 3 o 4, di solito ne uso una sola, ma perché preferisco averne 3 o 4 da ascoltare in sequenza per poi decidere quella che sta meglio e si adatta di più al filmato. Per andare ad aggiungere più timeline per la musica dobbiamo andare a cliccare il più qua nell'angolo a sinistra. Se noi clicchiamo qua possiamo fare aggiungi traccia musicale in questo caso e vedete che si apre un'altra timeline, quindi possiamo andare a prendere un'altra canzone e metterla qua e così via e averne più di una. Io cosa faccio? A questo punto una alla volta le vado a eliminare, nel senso che adesso ascolterò la prima, quindi le altre due le spengo, ci clicco sopra, vedete che ci viene la X, quindi rimangono disattivate, rimane attivata solo la prima. Quindi se io vado a far partire il filmato sentirò solo questa canzone, ok? Poi dico sì, questa canzone può andare, no, non può andare, boh, non lo so, vediamo, ok, quindi vado a disattivare questa e attivo la seconda e vedo se questa è adatta o meno al filmato. Ovviamente magari passo velocemente a delle altre pezzi di filmato e stessa cosa, disattivo questa, disattivo la seconda e ascolto
la terza. Ok, quindi ragazzi, a questo punto, una volta che ho selezionato le canzoni che voglio, ne lascio ovviamente attivata solo una, quella che mi interessa. Supponiamo che in questo caso sia la terza, questa qua evidenziata di azzurro. A questo punto in cui ho la canzone e quindi ho quello che mi dà l'ispirazione su cosa tagliare, come fare il filmato o meno, perché la canzone mi aiuta tantissimo in quello. A questo punto andiamo a guardare il filmato con la canzone, ovviamente. La guardiamo e a quel punto vediamo se tipo quella parte qua, dico ok, è un pezzo lungo tutto in cui ho il drone che gira in tondo, però lo sta facendo in maniera troppo lenta, è molto lungo, ok? Cosa faccio? Clicco due volte, qua così dove ci abbiamo evidenziato un 1, basterà mettere 2, fare ok, e il drone andrà ovviamente al doppio della velocità, quindi questa parte rimarrà meno lenta. E così faccio in altre parti in cui magari c'è un pezzo in cui il drone segue la costa del lago e dico ok, la sto facendo in maniera troppo lenta, magari lo metto a 2 di velocità, ovviamente lo possiamo mettere anche a 3, a 4 e via dicendo. E così via. Poi a questo punto vedo se tagliare altri pezzi, nel senso che magari all'interno di un spezzone che ho già tagliato magari c'è un pezzo che ancora non mi piace, quindi lo vado a rimuovere ancora. Per tipo qua faccio separa, poi faccio cancella e vado a togliergli un altro pezzo perché dico ok, quel pezzo lì non mi piaceva, ok? Ah, poi un'altra cosa che possiamo fare è zoomare, nel senso, vedete che qua ho questi due che vanno con la canoa e dico ok, li vorrei vedere un po' più vicini. Cosa facciamo? Clicchiamo sempre col destro, poi facciamo raggruppa e zoom e vado a raggruppare e zoomare solo quello che mi interessa, vedete? Poi faccio ok. A questo punto vedete che li ho zoomati, quindi tutto quello spezzone di filmato sarà zoomato. Ovviamente ogni volta che fate queste operazioni la barra di quel pezzo che andate a modificare ritornerà rossa, non sarà più tutta verde come all'inizio quando avete fatto il rendering in cui è stata tutta verde. Gli spezzoni che andate a modificare, cioè soprattutto aumentare la velocità, se tagliate i pezzi no, però se, come dicevo, aumentate la velocità o zoomate, comunque fate modifiche a quello spezzone, dovete rischiacciare il triangolino del rendering e lui farà il rendering ma solo di quel pezzettino, quindi ci mette tipo 5 secondi. Adesso io non lo posso fare perché non ho fatto il rendering neanche prima, perché sennò stavo qua fino a un video di mezz'ora. Quindi fate il rendering e quella, diciamo, quel pezzettino, tipo solo quel pezzettino qua sarà rosso e ritorna verde, quindi avrete fluido anche quel pezzo che avete appena modificato. Ovviamente lo zoom non esagerate, perché a meno che fate i video in 4K, se sono in 4K potete esagerare di più con lo zoom. Full HD non esagerate tantissimo, perché sennò comunque alla fine l'immagine non è più nitida. A questo punto, una volta fatte tutte queste operazioni e in cui avete deciso cosa fare, ovviamente se cliccate due volte sullo spezzone vedete che vi fa selezionare un sacco di funzioni, di opzioni, nel senso come ribaltare l'immagine, vedere il video all'incontrario, cioè il video viene riprodotto all'incontrario, potete migliorare la qualità video, i colori, la luminosità, tutte cose, nel senso che uno, se vuole, può usare o non usare, decide lui. Ok, io la maggior parte delle cose non le uso perché mi piace avere le immagini così come il Mavic le fa, non mi piace modificarle più di tanto, a meno che siano cose particolari, ma nei video standard così difficilmente vado a modificare, a meno che ci sia proprio delle cose inguardabili, ma se no come li fa il Mavic io li lascio, perché secondo me rispecchia quello che vedono i miei occhi, quindi è quello che voglio vedere anche dopo nel filmato. Quindi, detto tutto questo, ecco cosa volevo dirvi, che poi abbiamo tutte le funzioni di transizione, ne avete un miliardo, io non le uso quasi mai perché non mi piacciono all'interno dei filmati di droni le transizioni, però è un gusto personale, se a uno gli piacciono può mettere tutte le transizioni che vuole, ovviamente la prende e la trascina, tipo prendo questa, la trascino, la metto qua e vedete che adesso ovviamente andrà a scatti perché non c'è il rendering e quindi non si vedrà fluida, però diciamo uno può mettere tutto quello che vuole, se gli piacciono li mette. Poi abbiamo tutti gli effetti qua ovviamente sul video, vedete un sacco di effetti, di sfumatura, di distorsione, cambio bianco e nero,
cioè ne avete un miliardo, cioè guardate quanti ne avete, effetto matita, effetti con i colori, vabbè, ognuno fa quel cacchio che c'ha voglia. Poi dopo qua abbiamo invece tutti gli altri effetti sempre sul video, cioè le sovrapposizioni nel video. Anche qua uno se vuole li mette, se no non li mette. Se ovviamente ogni volta che cliccate su un effetto e poi cliccate qua a destra sul triangolino, ve lo fa vedere in anteprima senza averlo caricato nella timeline. Quindi potete tipo mettere un effetto, poi cliccarci sopra e vedete che ve lo applica direttamente come anteprima senza averlo caricato nella timeline. Potete mettere tutti, provare tutti quelli che ci avete voglia e ve lo fa vedere comunque in anteprima, ok? A questo punto, una volta che avete messo tutti gli effetti, o meno se li volete mettere, io di solito non li metto, o meglio, è difficile che li metta, cosa dobbiamo fare? A questo punto, diciamo, il lavoro è finito. Una volta che abbiamo fatto il rendering finale, tutto lo riguardiamo in maniera fluida, ovviamente, anche se qua poi non sarà in alta definizione nell'anteprima in cui lo stiamo guardando, per vederlo in alta definizione lo dovremo comunque esportare. A questo punto, appunto, lo esportiamo. Quindi clicchiamo su esportare. E vedete che ci apre questa pagina con le varie soluzioni. Io di solito uso questa soluzione. Allora, qua chiamiamo il nome del video, in questo caso lasciamo My Video, uno lo chiama come cacchio c'ha voglia. Qua la posizione in cui vogliamo che andrà a salvarsi il video, quindi clicchiamo qua. Io di solito salvo sul desktop, ma uno può scegliere dove c'ha voglia. Il formato del video, io di solito lascio MOV. La risoluzione, io lo solito questa, 1920x1080, e la frequenza dei fotogrammi lascio questa, che sono 60 fps, perché comunque il mio video originale aveva queste caratteristiche. Poi comunque cliccando su config possiamo andare a modificare questi parametri, o qua selezionare direttamente, vedete, vi dà già i suggerimenti di come fare la configurazione più adatta per questi tipi di social, se dovete esportare su un dispositivo, cioè uno smartphone, su YouTube, su Facebook, su un DVD, su Vimeo, vi dà già lui i parametri di configurazione più adatti per, diciamo, la piattaforma o il device in cui andrete a caricare il vostro video. A questo punto basta cliccare su creare e partirà l'elaborazione del nostro video. Alla fine vi verrà fuori una scritta con scritto, ovviamente adesso io non lo faccio perché poi ci metterebbe comunque un po' di tempo a fare tutto questo lavoro. Vi dirà che il video è stato completato e che è disponibile. Quindi andrete dove avete salvato il video, ci cliccate sopra e lo vedrete in tutto il suo splendore. A chi gli interessa questo video che adesso ho un po' pastrugnato via dicendo, è quello che ho caricato prima di questo video che state guardando, cioè il video su YouTube prima di questo video che state guardando adesso è il risultato di questo lavoro. Quindi ragazzi, vi ho fatto vedere quale metodo uso io per fare l'editing video dei voli che faccio col Mavic e adesso anche col Tello, perché anche i due filmati che ho caricato fino adesso col Tello li ho fatti nello stesso modo. Ovviamente adesso anche col Tello ne farò degli altri, perché comunque secondo me ha delle potenzialità esagerate. Poi dopo vi spiegherò nei prossimi video che adesso sto applicando l'extender al Tello per quindi avere una potenza e quindi anche una qualità video secondo me un pelino ancora maggiore, soprattutto una potenza di segnale maggiore. Come al solito ragazzi, se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!